Immaginate un enorme dirigibile che staziona anche per mesi sopra le nostre teste ad un'altezza di poco superiore ai 20 km e da lì osserva la terra e il mare, dando informazioni utili sia per servizi civili che per scopi militari. Tecnicamente si chiama piattaforma stratosferica ed è la prossima frontiera della ricerca aerospaziale. Ne abbiamo parlato con il colonnello Aniello Violetti, vice capo dell'Ufficio Generale per lo Spazio dell'Aeronautica Militare. Gli abbiamo chiesto innanzitutto di spiegarci come possiamo immaginare una piattaforma stratosferica. Immaginiamo un aerostato, il famoso pallone della Goodyear, mettiamo così, quello che è un'immagine ormai che tutti conoscono, insomma, dell'immaginario collettivo. Ecco, immaginate un pallone della Goodyear con associato delle superfici, diciamo, mobili, che permettono la permanenza a quote molto alte di questo pallone. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è portare, immaginate, questo pallone, che lo chiamo pallone, ma in realtà è una piattaforma molto più complessa, con delle caratteristiche tecniche ovviamente avanzate, il vantaggio è che questo pallone decollerà in modo verticale da una base militare o non militare, adesso vediamo civile. Viaggerà nella parte, quindi attraverserà tutta l'atmosfera, fino ad arrivare alla bassa stratosfera, quindi la quota è esattamente, parliamo di tra i 20 e i 25 km, si piazzerà lì, sarà ferma su un'unica posizione, quindi rispetto al suolo, manterrà la posizione fissa al suolo e avrà una permanenza fino alle, diciamo, possiamo dire fino ai 6 mesi. Quindi qual è il vantaggio? Il vantaggio di poter controllare e di poter avere la possibilità di controllo del territorio, di immagini, anche lì torna il discorso real time, quindi in tempo reale, di determinate posti, diciamo, luoghi di interesse, sia strategico che non, ma anche soprattutto per il sistema, come dicevo prima. L'Italia è partner di progetti internazionali nati in seno all'Unione Europea per cooperare in ambito di difesa e sicurezza sotto il cappello PESCO, acronimo di cooperazione strutturata permanente. Anche altri paesi europei come la Francia, la Spagna e la Polonia sono molto interessati ad acquisire questa capacità ed è per questo che l'Italia si è offerta come nazione leader per lo sviluppo di questa piattaforma tecnologica. La Francia ha già avviato il progetto Stratobus, anzi direi che stiamo collaborando con i francesi nell'ambito di un progetto più ampio, in una cooperazione internazionale che si chiama PESCO e che prevede appunto la cooperazione tra diversi paesi europei, con dei fondi europei, e stiamo lavorando con i francesi per cercare di realizzare un unico requisito di piattaforma stratosferica, quindi un'unica capacità, ma con due linee di sviluppo diverse. Qual è la linea di sviluppo? Una francese, appunto Stratobus, questa grande che ha una lunghezza di circa 140 metri, 150 metri, quindi qualcosa di molto grande al suolo, e un'altra piattaforma più piccola, tattica, se la vogliamo dire così, tutta italiana, nazionale, realizzata da un consorzio nazionale che stiamo mettendo in piedi, sempre con guida CNR e Aeronautica Militare. Al momento stiamo studiando quello che è le caratteristiche di un primo prototipo. Dobbiamo capire, e siamo veramente alla fase iniziale, adesso quello che è la realizzazione fisica, quanto tempo riusciamo a realizzare il prototipo, quelle che saranno le caratteristiche finali, e torna un po' il discorso che dicevamo prima con l'avio lancio, insomma, prima di investire fondi su una produzione vera e propria, quindi spendere poi dei soldi dei contribuenti, senza avere una chiara idea dove stiamo andando, stiamo cercando di studiare, cercare di raggiungere la capacità per poi strutturare il tutto. Quindi al momento si parla di un prototipo di piattaforma stratosferica piccola, quindi qualcosa di più logisticamente dispiegabile, e una piattaforma molto più grande che è francese, Stratobus, che già hanno pubblicizzato. L'idea è quella di posizionare 3 piattaforme stratosferiche per avere un punto di osservazione privilegiato di tutta l'Italia. Dai primi studi che abbiamo fatto degli studi preliminari, potremmo immaginare che a regime 3 piattaforme stratosferiche di questo tipo potrebbero avere il controllo in tempo reale di tutto il paese, quindi posizionando in alcuni punti strategici del Mediterraneo si potrebbe avere l'osservazione in tempo reale di tutto quanto la nazione, quindi dal nord a sud, compreso l'isola. Nel Mediterraneo, ha detto? Mm-hmm.
Quindi certo. Riusciamo anche, utilizzando questa, questa tecnologia, potremo anche tranquillamente a fare border control, quello di cui si parla adesso. Insomma, è sicuramente qualcosa di molto interessante. Ecco, questo è uno mi ha dato uno spunto interessante. Tutto quello che stiamo facendo ovviamente ha tutta una caratteristica duale, cosa che è una delle priorità di questo settore. Quindi, come dicevo all'inizio, quello che stiamo facendo è sicuramente di interesse per la difesa, ma sicuramente avrà una ricaduta per tutti quanti gli altri settori di interesse strategici nazionali. Le piattaforme stratosferiche si posizioneranno a una quota compresa tra i 20 e i 25 km al di fuori delle attuali rotte aeree commerciali e militari. Per farle salire a quell'altezza si pensa di utilizzare dei corridoi segregati, cioè delle aree ad uso militare che vengono attivate per interessi specifici. La piattaforma può così salire in quota indisturbata, senza nessun rischio di interferenze. Il progetto prevede poi una serie di motori elettrici che vengono alimentati con pannelli solari durante il giorno. Durante la notte opereranno grazie alla carica delle batterie. Questi motori elettrici contrasteranno il vento e le correnti e cercheranno di mantenere la piattaforma in posizione fissa. Sono totalmente ad energia pulita. Al momento è allo studio anche un regolamento in collaborazione con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, non solo per le piattaforme stratosferiche, ma anche per il volo suborbitale, che interessa pure molti civili. Ma perché è così affascinante? Ci sono due fattori. Il primo è che ovviamente stiamo ripercorrendo un po', diciamo, un po' la storia, perché in realtà ci abbiamo già provato gli americani ci hanno provato negli anni 60. A scoprire una fascia di spazio, o che noi definiamo aerospazio, tra i 20 e i 100 km, è una fascia che al momento nessuno ancora veramente l'ha dominata, se vogliamo usare questo termine, perché in realtà è una fascia in cui noi l'abbiamo sempre utilizzata come fascia di passaggio, ma non abbiamo mai veramente gestito mezzi aerei pilotati e non in quel settore. Quindi questo sicuramente affascina tantissimo. Poi c'è ovviamente quello che spinge la parte civile, è un discorso commerciale legato al come sappiamo si stanno cercando di attivare i voli turistici, quindi vendita di biglietti, dare la possibilità ai civili di poter provare l'esperienza di volare nello spazio. È spazio non proprio, diciamo che col volo suborbitale si raggiunge una quota massima di 100 km, quella che noi definiamo l'inizio dello spazio vero e proprio, o la parte superiore dell'aerospazio, ma la sensazione di microgravità dai 5 a 7 minuti c'è, quindi il turista potrebbe sicuramente avere un flavor di quello che si prova ad andare in ISS.